In calo l'inflazione a dicembre a Bolzano. Il dato è stato reso noto dal comune. Lo scorso mese l'aumento tendenziale annuo è stato dello 0,8%, mentre a novembre era stato misurato in un più 1,2%. Il maggior incremento congiunturale, cioè rispetto a novembre, si è registrato nella divisione ricreazione, spettacolo e cultura, con un più 0,6%. Il maggior rincaro tendenziale, cioè rispetto allo stesso mese del 2013, si è misurato a dicembre nelle divisioni abitazione, acqua, energia e combustibili e mobili, articoli e servizi per la casa. Movimenti in seno al centrodestra bolzanino in vista delle elezioni comunali di maggio. Il consigliere comunale Vito Antonio Gambetti, eletto nel 2010 sotto il simbolo del Popolo della Libertà, ha deciso di uscire allo scoperto e nel fine settimana presenterà simbolo, programma e nome della lista che potrebbe essere in lizza e che a quanto pare sarebbe promossa da personaggi della società civile. Seduta di clausura per la Giunta Provinciale di Bolzano che da domani pomeriggio si riunirà per fissare le priorità del 2015 e lo specifico calendario dei lavori, in particolare per i prossimi 3 mesi. La seduta si concluderà nella tarda mattinata di venerdì 9 gennaio.